Il cammino quaresimale è da poco iniziato. Muoviamo i primi passi, ma avvertiamo già la stanchezza, la fatica, forse l'incertezza, perché ci siamo arrivati così, perché veniamo da un anno difficile, perché davanti a noi non c'è un futuro chiaro, lineare. Ma in che consiste la quaresima? Quale aiuto ci può dare? Dobbiamo innanzitutto vincere una tentazione forte, che è quella di ridurre la quaresima alle rinunce, pensando che in questo tempo ciò che conta fondamentalmente è appunto fare delle rinunce. Tutto qui. E cosa porta come risultato? Uno sforzo per dire quanto siamo stati bravi? E ci sono poi dei cambiamenti o ci ritroviamo come prima? La quaresima è molto di più, lo avvertiamo e sentiamo il bisogno quest'anno in modo particolare di farci aiutare dalla quaresima, perché noi non siamo fatti per vivere una penitenza perenne, noi siamo fatti per la vita. E se riscopriamo non solo le buone abitudini che possono sostituire i vizi, ma soprattutto la forza, il dono che abbiamo ricevuto in Cristo e che ci consente di seguirlo sempre rimanendo a Lui fedeli, e allora riusciremo ad affrontare anche la prova, persino quella più dolorosa, come ci sta capitando in questo tempo difficile. Ecco il secondo segno della Quaresima, fisso come il primo ogni anno, dopo il deserto, il mondo. E il monte nella Bibbia è segno forte dell'incontro dell'uomo con Dio. Pensiamo a Mosè sul monte, pensiamo a Elia. E sul monte Gesù porta i suoi discepoli. E salire sul monte comporta fatica. I discepoli hanno già fatto tanta fatica ad accettare Gesù che parla della croce, che parla dunque del suo destino ignominioso, della sconfitta. Ora salire sul monte significa anche fisicamente sperimentare l'attrattiva, la bellezza di qualcosa che ci aspetta, ma anche la fatica. Ecco come Gesù educa i suoi discepoli. Li prese e, dice il Vangelo di Marco, li condusse su un alto monte. Sì, i discepoli accolgono non solo l'invito di Gesù, ma anche l'aiuto che gli offre, l'aiuto a superare le difficoltà, quasi allenandosi, facendo esercizio fisico per aprirsi alla realtà più grande che è il dono di Dio che non viene mai meno grazie a Lui. Il Vangelo della Trasfigurazione ci presenta i discepoli sul monte con Gesù. Li possiamo immaginare dopo la fatica della salita di questo alto monte e tutto lo sforzo che fanno, ma riuscendo a superare gli ostacoli perché sono con Gesù. Non sanno che cosa li aspetta, anche se il monte li porta naturalmente a staccarsi dalla realtà ordinaria, non per dimenticarla evadendo, ma per vederla più in profondità. Dall'alto si ha una visione più ampia, più globale, si può penetrare più profondamente in quel mistero che ci attanaglia e che rende opaca la nostra esistenza. Gesù, i discepoli di ieri e di oggi, li aiuta così. La nostra quaresima sarà allora salire sul monte? Ci lasceremo guidare da Gesù e portare lì dove Egli ci consentirà di vedere più lontano e più in profondità? Ecco ciò che ci viene chiesto di fare.
E cosa succede sul monte? Lo sappiamo per i discepoli, lo possiamo prevedere anche per noi. La gioia della Pasqua consiste in questo, è l'incontro con Gesù. Non solo il Gesù che vediamo con i nostri occhi, che ascoltiamo con le nostre orecchie, che cerchiamo di capire con tanta fatica, come è stato per i discepoli che non accettavano la via della croce. L'accettiamo noi? Ci costa tantissimo. No, il monte, e dunque questa esperienza più intensa, frutto di un cammino e di una elevazione, di una vicinanza al mistero di Dio, il monte consente ai discepoli di contemplare Gesù per quello che è, la sua bellezza. Abbiamo bisogno di farci attrarre, affascinare, inondare dalla bellezza, e la bellezza si manifesta dal di dentro. Non riescono nemmeno a descriverla i discepoli. Fu trasfigurato davanti a loro, e lo dicono parlando delle vesti, per dire la sua vera dignità, la sua identità più profonda. Vesti splendenti, bianchissime, non c'è paragone con i nostri colori. Nessuna lavandaia sulla terra potrebbe rendere così bianche le vesti che indossiamo. È proprio così. L'incontro con Gesù porta ad aprirsi al dono della vita, quella vita che nella risurrezione sarà piena, vita di Dio in noi. Non solo, i discepoli continuano a fissare lo sguardo su Gesù e lo vedono in dialogo. Non si è mai soli nella gioia. Seguire Gesù significa vincere la solitudine. Gesù non è solo. Gesù conversa, dialoga con Mosè ed Elia, con tutta la storia del popolo di Dio che l'ha preceduto, con i profeti che hanno fatto esperienza di Dio sul monte e nella loro vita e sono diventati un segno della chiamata che Dio fa sentire a tutti i suoi figli. Dunque una storia più ampia. Anche per noi seguire Gesù significherà allargare gli orizzonti e lasciarci raggiungere da questa parola che lungo i secoli ha illuminato, sostenuto, edificato, riconciliato, purificato, aperto orizzonti nuovi. Sì, Gesù è la parola di Dio per noi, dà senso alla nostra esistenza. Capiamo allora la reazione di Pietro, lo spavento e la gioia, lo spavento dinanzi a qualcosa di più grande, incomprensibile, e la gioia perché la bellezza mette pace nel cuore. Quanto ne abbiamo bisogno in questo tempo oscuro e difficile. E Gesù è la bellezza di Dio per noi, come l'arte ce lo manifesta, come la sensibilità di tanti uomini e donne ci ha lasciato una via preziosa che dobbiamo continuare a seguire. È bello per noi essere qui. Catturiamo il momento. No, non sarà possibile. Bisognerà fare i conti con la realtà quotidiana e con gli ostacoli gravi, con le prove che ci aspettano. Ma sempre con Gesù. Ecco allora l'aiuto che i discepoli ricevono sul monte. Avvolti nella nube, fanno esperienza di Dio. Grazie a Gesù che contemplano nella sua bellezza, possono meglio mettersi in sintonia con il Padre, con Dio, la cui voce ascoltano dentro di sé. Egli indica Gesù come il Figlio, come l'amato, come colui che può essere considerato il punto di riferimento, la voce da ascoltare, la via da seguire, la vita da accogliere per superare ogni difficoltà. Sarà così per noi la Quaresima? Ci metteremo dietro a Gesù per camminare, per elevarci, per guardare in profondità e per cogliere anche in tante situazioni oscure della nostra storia l'invito del Signore a trovare la forza, a metterci da fratelli e sorelle gli uni accanto agli altri, a offrire il meglio di noi stessi, perché nessuno resti solo,
la meta è sicura, Lui, la nostra gioia, la nostra vita. I discepoli scesero in silenzio dal monte, glielo ordinò Gesù e gli chiese di non parlare di nulla di ciò che avevano visto fino alla risurrezione. Ecco la Quaresima che dobbiamo augurarci, non tanto e non solo le rinunce, i sacrifici, l'agenda di fioretti, diceva Papa Francesco, no, ma il silenzio del cuore nell'ascolto di Cristo per cogliere il dono che Dio oggi ci sta facendo, il suo amore che ci unisce, che ci affratella, che ci rende più forti. Buona domenica, buona seconda domenica di Quaresima a tutti, con la gioia che ci dona Gesù se avremo il coraggio di accettare il suo invito e salire sul monte.